Parliamo adesso un po' della stabilità dei sistemi ingresso e uscita, dei sistemi lineari di ingresso e uscita. Parliamo essenzialmente stabilità dei sistemi lineari, vedremo giusto un breve commento sui sistemi non lineari perché è estremamente più complessa e onerosa dal punto di vista matematico l'analisi della stabilità dei sistemi lineari e non lineari. Il concetto di stabilità si lega al concetto di perturbazione rispetto a una situazione, diciamo, nominale, che può essere di equilibrio o può essere un movimento nominale. Quindi, quando parliamo di stabilità, ci chiediamo cosa fa il sistema dinamico quando noi lo perturbiamo leggermente, quindi diciamo che è il concetto di piccola perturbazione rispetto alla situazione in cui si trova, che non è necessariamente una situazione di equilibrio, ma anche una situazione di traiettoria nominale. E quindi, diciamo, prendiamo, facciamo la prima definizione con l'equilibrio e prendiamo un sistema dinamico ingresso e uscita per la definizione, non c'è bisogno di considerarlo lineare. E definiamo un punto di equilibrio, quello per cui x punto è uguale a 0. Facciamo attenzione a una cosa, quindi x punto deve essere uguale a 0, calcolato nel punto di equilibrio rispetto ad un ingresso costante. Ne abbiamo già parlato, opportuno ingresso costante. Opportuno vuol dire che possiamo assegnarlo, diciamo, un grado di libertà. Va bene? Nel tempo discreto dire la derivata uguale a 0 significa che x con i k più 1 è uguale a x con i. Bene, quindi questa è la definizione che abbiamo già dato di punto di equilibrio. Abbiamo anche definito cosa è un movimento nominale. Do delle condizioni iniziali, scelgo un ingresso che definisco nominale, che è quello che mi interessa, quello che ho in uscita nella Y e nello stato, lo definisco nominale. Quindi è una situazione che mi interessa studiare, diciamo, per qualche motivo. Vediamo prima la stabilità dell'equilibrio. Allora, la stabilità dell'equilibrio è questa: se io considero il mio sistema fermo in una posizione di equilibrio, il sistema si dice stabile se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta tale che per tutti gli stati iniziali, la cui distanza dalla posizione di equilibrio è inferiore a delta, l'evoluzione libera è sempre minore o uguale ad epsilon. Questo lo si può vedere graficamente abbastanza facilmente, indipendentemente dalla definizione. Se questo è la mia rappresentazione grafica facendo riferimento allo stato monodimensionale, quindi x con e, allora io devo prima fissare per ogni epsilon maggiore di 0, fisso prima una fascia epsilon. Se esiste un delta tale che l'evoluzione libera è sempre inferiore, quindi questo qua è x con e più delta, questo è x con e meno delta, l'evoluzione libera rimane sempre confinata in questo equilibrio più o meno. Bene, quindi il concetto di stabilità è il concetto che mi deve far capire che se io perturbo leggermente la posizione di equilibrio, il mio andamento rimane confinato. Bene? Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta, quindi per ogni epsilon io posso sempre trovare una perturbazione sufficientemente piccola tale che la mia evoluzione rimane all'interno della fascia
la distanza epsilon dal punto di equilibrio. Ovviamente questa è una rappresentazione monodimensionale, ma con le norme è valido per n. Ora, la stabilità implica una limitatezza, la stabilità asintotica invece è più forte, perché significa che il mio sistema asintoticamente ritorna al valore di equilibrio. Ok? Per cui matematicamente il limite per t che va all'infinito del sistema perturbato meno la posizione di equilibrio è uguale. Il sistema è instabile altrimenti, quindi se non trovo un delta tale che dal punto di vista dinamico quando è instabile si allontana, diverge. Okay? L'interpretazione grafica è esattamente quella che vi ho dato, fissiamo prima un epsilon, se esiste un delta tale che il sistema perturbato rimane all'interno di una fascia epsilon, allora questo è un stato di equilibrio stabile, instabile e asintoticamente stabile. Ok? Dal punto di vista grafico, queste tre condizioni di equilibrio si associano a, diciamo, la parte concava e convessa di una parabola oppure a una posizione nel piano. Quindi queste sono semplicemente rappresentazioni grafiche di questi concetti. E analogamente questa è la stessa cosa, ma vista con un altro oggetto. Vabbè. Per quanto riguarda la stabilità del movimento, che cosa cambia? Beh, non cambia granché, perché un movimento nominale si dice stabile se, facciamo sempre la stessa cosa, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta tale che tutti gli stati iniziali che sono più vicini di delta a la condizione iniziale vale, e questa è l'unica differenza, nel senso che a questo punto è x con t meno x con n di t che deve essere sempre minore o uguale di epsilon. Voglio dire, deve rimanere all'interno di questa, diciamo, fascia epsilon che è tempo variante perché è quella nominale. Ok? Per cui, diciamo, dal punto di vista della definizione questa è l'unica cosa che cambia. Se poi asintoticamente il limite per scrivere all'infinito di t meno n di t va a 0, asintoticamente sta. Graficamente cosa dobbiamo fare? Beh, molto semplicemente la mia traiettoria non è più una traiettoria che a x punto con e uguale a 0, cioè non è più un punto di equilibrio ma è un movimento nominale, per cui ha una andamento che può essere qualsiasi, questo è quello nominale, individuo una fascia epsilon e se esiste un delta tale che l'evoluzione a partire da questo rimane sempre confinata in questa fascia, e allora il sistema è, il movimento è stabile. Ok? Asintoticamente, se dopo un po' converge e ritorna sulla traiettoria nominale, è instabile altrimenti. Instabile diverge e asintoticamente stabile torna ad aderire alla traiettoria nominale. Ok? Queste sono definizioni. C'è poco da discutere. Se io ho un sistema dinamico lineare a tempo continuo, la proprietà di stabilità è una proprietà che riguarda il sistema. Questo è una cosa molto importante che caratterizza i sistemi lineari. I risultati dei sistemi lineari molto spesso sono risultati globali che riguardano il sistema, mentre per i sistemi non lineari la cosa più importante è che tutti i risultati sono locali, riguardano o il punto di equilibrio o la traiettoria nominale che sto studiando. Se cambio il punto di lavoro di un sistema non lineare, io non posso
trasportare nessuna proprietà di quello che avevo studiato in un altro punto di lavoro. Se invece considero un sistema lineare, io studio le sue proprietà in quanto sistema, indipendentemente da dove sto lavorando. È una differenza enorme, perché tutti i risultati che abbiamo ottenuto di stabilità, questi risultati diciamo sulla mente di automatico o di teoria dei sistemi, quando riguardavano dei sistemi lineari, sono delle proprietà globali. Quando invece andiamo a studiare un sistema non lineare, o abbiamo bisogno di strumenti matematici specifici, oppure i nostri risultati sono locali. Se linearizziamo sono molto deboli. Ne vedremo un piccolo esempietto adesso, di fatto che se linearizziamo non possiamo garantire quasi nulla, è sempre tutto locale, dove la parola locale è fra virgolette, perché cosa vuol dire non lo so. Ok? Allora, come facciamo a capire che per un sistema lineare la proprietà è globale? Lo facciamo con una semplice applicazione del principio di sovrapposizione dei vettori. Allora, guardate un attimo, che cosa voglio fare? Considero, ho x con 0, applico un certo ingresso, un comune di t, e a questo corrisponderà una certa x, una certa x comune di t. Ok? Ora, nel momento in cui voglio studiare una perturbazione, cosa significa? Significa che io sto considerando un x con 0 più delta x, applicando un con 1 di t, e questo, a questo corrisponde un certo x con 2. Ok? Allora, che cosa vedo? Beh, questa è una traiettoria, questa qua è una sollecitazione che mi interessa, è quella che io definisco nominale, queste sono le condizioni iniziali. Le sto perturbando, voglio capire che cosa succede con 2 rispetto a x con 1, questo è quello che mi dice la definizione. Allora proviamo ad applicare il principio di sovrapposizione degli effetti mettendo qua un 1 e qua. Allora quello che succede è che io mi rendo conto che posso considerare u uguale a 0 con condizione iniziale pari a delta t, e ottengo che cosa? Beh, ottengo che posso studiare esattamente questo, ok? Con condizione iniziale pari a delta x, fate la sottrazione e vi viene questo. Allora, che cosa significa questo? Condizione iniziale in 0 è uguale a delta x che sto studiando. Questo significa che studiare la variazione di x con 2 rispetto a x con 1 si riduce a studiare questo sistema lineare, in cui l'ingresso non svolge nessun ruolo, ma l'unica cosa che diciamo ha importanza è la matrice dinamica del sistema non perturbato. Allora questo significa che è una proprietà globale del mio sistema dinamico, che non dipende dal particolare ingresso né dal particolare punto di applicazione, cioè il scontro. Ok? E allora per sistemi dinamici si parla di stabilità del sistema, ed è dal punto di vista matematico una proprietà molto forte. Bene, per i motivi che abbiamo detto prima, che riguardano il sistema. A questo punto scopriamo che noi abbiamo già tutti gli strumenti per capire la stabilità di un sistema. Perché noi che cosa abbiamo? Beh, il nostro sistema è dato . Noi abbiamo un bel sistema
lineare, tempo continuo in questo caso, e vogliamo capire quando questo sistema è stabile o meno. Partiamo dalla definizione. Partendo dalla definizione, e se ricordo l'analisi modale, io posso associare la stabilità di questo sistema ai modi. Perché? Perché io ho studiato l'analisi modale, so che x di t è sempre una combinazione lineare di modi naturali di dimensione con opportuni pesi, ok? Questo è sempre una sommatoria dei modi naturali di evoluzione. Allora adesso non voglio ancora scrivere l'aspetto analitico, voglio prima, diciamo, dare una interpretazione in termini di modi, quindi è discorsivo, non è ancora analitico. La prima cosa che osservo è che mi basta considerare la matrice dinamica. Se mi basta considerare la matrice dinamica, vuol dire che sto di considerare l'evoluzione libera. Allora il mio sistema è stabile, ma discorsivo, se i suoi modi sono tutti quanti limitati, ok? È instabile se almeno un modo è divergente, e sinteticamente è stabile se tutti i suoi modi sono convergenti. Questo, diciamo, è il primo passaggio dalla definizione, avendo, diciamo, particolarizzato per sistemi lineari, sfruttando il principio di sovrapposizione degli effetti, la prima conclusione è che io posso trasportare la definizione, che, diciamo, non è operativa, ad un'altra serie, diciamo, di proprietà che ancora non sono operative, perché dire se tutti i modi sono limitati lo devo verificare. Quindi per ora, diciamo, il primo passaggio è questo: leggo la stabilità all'evoluzione libera. Ma poiché io ho studiato l'evoluzione libera dal punto di vista analitico, in realtà posso fare un passaggio in più e posso legare la stabilità a questo punto agli autovalori. Quindi tutto ciò che abbiamo fatto nell'analisi modale ci permette di fare il passaggio dalla descrizione, se volete, di stabilità se tutti i modi di evoluzione sono limitati, a un qualcosa che è più operativo. A questo punto un sistema lineare stazionario è stabile se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa o nulla, e quelli con parte reale nulla sono regolari. Cos'è un autovalore regolare? L'abbiamo visto, è un autovalore la cui molteplicità algebrica è uguale a quella geometrica. A questo punto questo è già un risultato operativo. Ho una matrice dinamica, calcolo gli autovalori e verifico il loro segno e la loro molteplicità se hanno parte reale. La asintotica stabilità mi costringe a verificare che tutte le parti reali siano strettamente minori di zero, è instabile altrimenti. Quindi per l'instabilità è sufficiente un autovalore a parte reale maggiore di zero, oppure è sufficiente un autovalore a parte reale nulla ma non regolare, perché a quello corrisponde un modo del tipo instabile, del tipo t, per elevato a zero t, ok? Per cui adesso ho una prima serie di risultati che mi associano alla stabilità agli autovalori. Ok, ma se non voglio calcolare gli autovalori, posso, guardando solo la matrice dinamica, senza calcolare gli autovalori? Ma guardate, calcolare gli autovalori è semplice oggi con certi strumenti di calcolo. Abbiamo una forma chiusa per polinomio di grado 2 e qualcosa per polinomio di grado 3. Dopo è tutto numerico. I polinomi sono sensibili dal punto di vista numerico, per cui trovare la soluzione per n grande non è banale. Allora, oggi è un po' più banale, nel senso che, diciamo, i programmi calcolo numerico raggiungono risultati eccellenti, ma in letteratura si trova tutta una serie di risultati che ci danno delle informazioni senza trovare gli autovalori, ossia sarebbero gli zeri del polinomio caratteristico. Va bene? Per cui non entriamo assolutamente nel dettaglio, qualcosa lo avete fatto, qualcosa l'avete visto, però li ricordiamo solamente. E il motivo per cui esistono questi teoremi, perché in questo modo
io ottengo dei risultati sulla stabilità senza risolvere il polinomio, perché il polinomio caratteristico, trovare il polinomio caratteristico è semplice, perché è sistematico trovare il polinomio caratteristico, è il determinante di essere in minore. Carta e penna lo si fa, possono essere numeri, può essere noioso da fare, però non ci sono problemi di natura numerica. Risolverlo invece lo poteva essere, sicuramente lo era all'inizio, in epoca pre-calcolatori digitali, per cui ci sono tutta una serie di risultati. I risultati, vabbè, sono risultati dell'analisi che sono antecedenti la teoria dei sistemi dinamici. Va bene? Molti risultati sono risultati di analisi che sono stati trovati in, diciamo, in altri contesti e poi sono stati applicati. Per esempio, c'è una condizione necessaria, i coefficienti e il polinomio caratteristico hanno lo stesso segno. Se hanno lo stesso segno, gli zeri sono tutti strettamente negativi e voi dovreste averlo fatto, diciamo, applicato con il polinomio del secondo grado, quindi con tre coefficienti. Guardate i segni, e, se c'è una variazione, a una variazione corrisponde una zero positivo, altrimenti sono negativi. Poi c'è una condizione necessaria e sufficiente che avete studiato, il test di Hurwitz. Non ne sono sicuro, però sicuramente avete fatto root or out. Sì, non so la pronuncia, per cui lo chiamo root or out, non lo so. E in inglese root or out. E questo, vabbè, sicuramente lo avete studiato. Fate una tabellina, c'è la sua dimostrazione, eccetera, eccetera. Cosa importante, non dovete risolvere il polinomio caratteristico. Ok, ora vi faccio giusto vedere uno strumento, che è lo strumento che è molto potente, ma che noi vediamo nell'applicazione più banale, semplificandolo molto, e che riutilizzeremo in robotica l'anno prossimo. Per cui anticipiamo un attimo e vediamo un attimo uno strumento che si può utilizzare anche per sistemi non lineari. Noi lo applichiamo un attimo per un sistema lineare. Vediamo l'idea di questo diagramma per studiare la stabilità. Allora, cosa dice diagramma? Prendiamo un'equazione differenziale vettoriale. Allora, associamo a questa equazione differenziale, non entro troppo, diciamo, nei dettagli delle ipotesi della F, ok? Associamo che cosa? Una funzione scalare continua e la fine riguarda prima e continua. Quindi, un x maggiore di 0, poi un x deve essere 0 qua, un po' così, in maniera tale che abbiamo questo scalare e di un 0 vale 0. Quindi, questa funzione scalare calcolata per x uguale a 0, qua c'è la rimetto perché x è sempre un vettore, x uguale a 0, scalare, ok? Se io riesco a dimostrare che la derivata prima calcolata lungo la traiettoria del sistema è minore o uguale a 0, allora questo implica che l'origine, cioè uguale a 0, è stabile. Poi se di punto invece è minore di 0, e allora l'origine è asintoticamente stabile. Poi se ci metto un'ulteriore proprietà, si chiama radially unbounded, allora è globalmente asintoticamente stabile. Ignoriamo quest'ultima frasetta, quindi ignorate un attimo questa parte sotto. Questo è l'enunciato del base, diciamo, del teorema di questo matematico russo di Liapunov. Che cosa ci dice? Guarda, tu prendi il tuo sistema dinamico, cerca di associare allo stato una funzione che è sempre positiva, chiamiamola funzione di energia. Se questa funzione diminuisce sempre, allora vuol dire che il tuo sistema sta andando o rimane fermo in questo caso, o sta andando verso lo zero, o tende come fermo, sta andando verso lo zero. Cosa sta facendo questo teorema? Questo teorema sta cercando di associare a mio sistema dinamico delle
funzioni, questo enunciato qua, la funzione può essere qualsiasi, ma diciamo, molto spesso associamo delle funzioni che sono quadratiche nello stato, ossia sono le funzioni del tipo un mezzo x trasposto x, per esempio, questo lo potete eventualmente levare. E questo che cos'è? La norma al quadrato. Quindi è una funzione sempre positiva se x è diverso da 0. Se questo di punto va verso l'origine, allora vuol dire che x sta andando a 0. Graficamente, quello che noi stiamo tentando di costruire è una funzione del genere. Ovviamente il grafico ha senso solamente in questo caso per la... n uguale a 2. Quindi significa che la nostra funzione assumerà un certo valore qua all'origine, inizia in 0, se noi riusciamo a dimostrare che nella sua derivata è sempre meno di 0, l'unica cosa che può fare è andare verso l'origine. E graficamente è proprio come se una pallina scivolasse un po' nella parte interna della funzione che è convessa. Ok? Quindi l'interpretazione grafica di questo risultato, quando io scelgo una funzione dello stato quadratica, è diciamo, abbastanza chiara. Questo che è un teorema di stabilità, come vi ho detto, noi gli enunciati più semplici e non sono entrato nel dettaglio delle ipotesi sulla funzione, è uno strumento che utilizzeremo abbastanza in robotica l'anno prossimo per progettare dei controllori, perché i robot sono non lineari, per cui molti degli strumenti che usiamo qua non possono essere utilizzati. E adesso noi lo utilizziamo un attimo per ritrovare un risultato per i sistemi lineari che ci consente, ci dà un altro strumento alternativo rispetto a Iato Valori, Hurwitz, Raut e diciamo possiamo utilizzare l'equazione di Jacobi. E adesso vediamo come. Allora, quale funzione associo al mio sistema? Dico in x è uguale trasposto di x con p definita positiva. Che cos'è? Una norma pesata. Dove l'abbiamo vista? Ma in calma l'abbiamo vista, in un contesto diverso, però quando io ho un vettore che sta sposto, qui una radice definita positiva, qua il vettore è una norma pesata, ok? Per cui alla fine è questa, diciamo, dal punto di vista matematico. Allora io cosa devo fare? Io devo verificare la B punto, quindi prima di tutto devo calcolarmi la B punto. E allora calcoliamoci la B punto. Adesso al posto di x punto ci vado a mettere la funzione lineare, perché abbiamo detto che siamo nella linearità, quindi x punto uguale a x. E a questo punto io qui ho allora guardate x punto trasposto a x, devo fare il trasposto, quindi questo è x trasposto a trasposto e poi rimane qui. Ok? Metto in evidenza a sinistra x trasposto e a destra x. Questa cosa qui devo verificare che sia minore o uguale di 0 o strettamente minore se voglio la asintotica stabilità. Ok? Ho scritto strettamente minore, manteniamo strettamente. Allora, cosa devo verificare adesso? Non voglio risolvere, altrimenti l'ho fatto, voglio cercare di capire se io riesco a dimostrare che questo è minore di 0, ma questa è ancora una forma quadratica. Quindi io devo verificare
che il numero della forma quadratica sia definito positivo. Quindi questo significa che io devo trovare una matrice definita positiva tale che sia uguale al nucleo. Allora guardate, questa è l'equazione di Gauss, si chiama equazione di Gauss e si può tentare di risolvere. Q e P sono gradi di libertà. Qual è la cosa che lo differenzia rispetto ai risultati precedenti? È uno strumento in più per cercare, senza risolvere gli autovalori di A, di verificare la asintotica stabilità di questo sistema lineare. È chiaro che l'ho utilizzato per un sistema lineare. Ok? Vedremo l'anno prossimo, noi facciamo il trasposto Px punto e qua ci mettiamo la funzione non lineare. Anzi, l'anno prossimo lo usiamo per progettare il controllore. Qui il controllore è scomparso perché ho x punto uguale a x. Immagino per esempio di già aver fatto una redazione dello stato, per esempio, per cui la U è già inglobata lì. Ok? Questo risultato ora vediamo come usarlo nel caso di una. L'unico caso non lineare che, in cui vediamo brevemente un piccolo aspetto. Allora, per quanto riguarda il tempo discreto, ho tutte le definizioni che sono assolutamente analoghe. Quindi adesso, diciamo, le saltiamo, però nel materiale lo conservo per i soliti motivi che vi ho detto, che io non voglio fare una grande differenza, anche se nell'esposizione faccio quasi tutto nel tempo continuo quando non ci sono differenze. Per cui se voi vedete, andiamo qui, stiamo applicando il principio di sovrapposizione con gli stessi coefficienti, per cui diciamo il ragionamento è esattamente lo stesso. Okay? Cosa è che cambia? Guardate, qui ancora quando io associo la stabilità all'evoluzione libera è ancora tutto assolutamente uguale. E questa è una descrizione stabile su tutti i modi di evoluzione sono limitati. Valeva per il tempo continuo, vale per il tempo discreto, non è operativa questo risultato. Adesso c'è una piccola differenza. Gli autovalori, poiché sappiamo che i modi sono legati da lambda alla lambda alla k, non è la posizione, non è diciamo, la parte reale dell'autovalore, ma è il suo modo. Per cui modulo strettamente minore di 1 e un certo numero di autovalori con modulo uguale a 1 ma regolari vuol dire che questo è un sistema stabile. Tutti strettamente minori di 1 è asintoticamente stabile, tutto il resto è instabile. Ok? Ok, ma allora a questo punto dal punto di vista matematico mi pongo lo stesso problema, sono in grado di parlare di stabilità senza risolvere il polinomio caratteristico perché per avere lambda ho risolto il polinomio caratteristico. Sì e no, ho altri strumenti matematici, ma sicuramente sì, nel senso che ho altri strumenti matematici, qui non ci soffermiamo, scritto diversi teoremi ci sono con condizioni necessarie e o sufficienti. La tabella di Jury forse l'avete studiata, ok? Però poi c'è anche un'altra cosa abbastanza semplice. Se a me serve sapere solo la stabilità, è possibile fare un'opportuna trasformazione della variabile da Z in S e poi applicare l'out. Per cui in realtà io posso anche applicare lo strumento del tempo continuo con un'opportuna trasformazione di variabili. Va bene, diciamo che ho dei bagagli matematici, ho degli strumenti matematici che mi consentono di arrivare alla soluzione, alla caratterizzazione della stabilità senza calcolare la soluzione del polinomio caratteristico. Per quanto riguarda la stabilità di Lyapunov nel tempo discreto, diciamo questo non lo faccio vedere brevemente questa pagina, in realtà anche in robotica l'anno prossimo noi progettiamo il controllore nel tempo continuo, poi lo discretizziamo quando facciamo la simulazione,
però non lo calcoliamo direttamente al tempo discreto. Esiste tutta una letteratura, diciamo, di progetto di controllori direttamente al tempo discreto, ma non avremo il tempo per farlo, per cui faremo quello. Qui nel tempo discreto l'unica cosa che cambia per gli Apollo è che a questo punto non è la derivata, ma è l'incremento che deve essere minore di zero. E poi si fanno dei conti fini, l'equazione è leggermente diversa, ma concettualmente è la stessa cosa, per cui questa ce la risparmiamo. Ok, si definisce stabilità IRUL in italiano, ingresso limitato, uscita limitata, ma BIB in inglese, bounded input, bounded output. Che cosa? Beh, la, diciamo, la stessa cosa che abbiamo visto riguardante lo stato, ma ingresso uscita, quindi senza entrare in dettaglio delle definizioni che sono, diciamo, concettualmente simili. Mi interessa vedere se io sollecito un sistema di ingresso limitato, se l'uscita è limitata. Piccola cosa, diciamo, da notare è che, beh, questo è legato non a tutti quanti gli autovalori della matrice dinamica nel caso lineare, ma solamente a quelli del sottospazio osservabile e raggiungibile, per quanto ci siamo detti nella lezione scorsa, quindi stamattina. Ok? Che non so se devo essere contento o meno, cioè se io ho un sistema che ha un autovalore instabile, però poi nella sua stabilità Bibbo la calcolo ed è stabile dal punto di vista Bibbo, che faccio? Non so se sono molto contento, perché vuol dire che io ho un autovalore che o appartiene al sottospazio non osservabile, quindi non lo posso vedere, però fisicamente c'è una grandezza che sta evolvendo, o appartiene a quello non raggiungibile, vuol dire che non posso neanche stabilizzarlo. C'è qualcosa che non va, voglio dire, non sono contentissimo di avere un sistema che è stabile, Bibbo, ma diciamo, so avere magari un altro valore positivo. Va bene? Quindi in questo senso, ma esiste questa definizione di stabilità, ve la do, però rimane il fatto che il mio sistema, se non è osservabile e raggiungibile, mi mette un po' di preoccupazione, no? Mi mette un po' di ansia. Ora, guardate un attimo una cosa, voi avete perso parecchio tempo in fondamenti di sistema, avete investito parecchio tempo, dedicato parecchio tempo in fondamenti di sistemi dinamici per parlare di stabilità. In particolare avete studiato il criterio dinamico. Noi in teoria dei sistemi abbiamo dedicato molto meno tempo, ma non perché sia meno importante, assolutamente. In qualche modo noi abbiamo fatto un'analisi iniziale, poi abbiamo fatto una fase progettuale di osservatori Weinberger, di retrazione dello stato. Che cosa abbiamo fatto con l'osservatore Weinberger, con la retrazione dello stato? Abbiamo imposto gli autovalori. In qualche modo, diciamo, siamo stati noi a rimporre la stabilità del sistema. Voi il concetto già lo avevate, per cui io mi sono permesso di posporre, diciamo, l'aspetto formale, sapendo che voi avete già i concetti, diciamo, qualitativi di stabilità. Ma è chiaro che se io faccio una retroazione dello stato e assegno gli autovalori tutti a parte reale negativa, sto assegnando la stabilità al sistema, imponendo la stabilità. Con Kalman la questione è leggermente diversa, perché non abbiamo visto dove vanno a finire gli autovalori, perché non si vede dal punto di vista proprio progettuale, ma abbiamo fatto un parallelo con Weinberger e abbiamo capito quali sono i miei comportamenti relativi all'assegnazione, diciamo, dei parametri del filtro di Kalman. Quei comportamenti che conseguenze hanno sugli autovalori equivalenti, tra virgolette. Per cui renderlo più veloce o più lento, che significa spostare gli autovalori, è un gioco fra le matrici di covarianza, del rumore di processo e di misura. Per cui vi ho detto che non esistono dei risultati formali molto ampi per quanto riguarda il filtro di Kalman, però noi sappiamo, se il mio risultato ha quell'andamento che so che vuol dire che è al limite di stabilità, lo so perché lo avete
visto tante volte, cosa devo fare per spostarlo, con il concetto di autovalore equivalente. Okay? Quindi in qualche modo quello che noi abbiamo fatto, diciamo, conteneva la specifica implicita, se volete, che noi stavamo facendo qualcosa di asintoticamente. Quando voi avete fatto ingresso uscita, in realtà, no? E diciamo, questa è l'architettura del controllore, questo è ciò che dovete progettare. Pur rimanendo nella linearità, il controllore può essere un semplicissimo, anche solamente un guadagno proporzionale, la cosa più semplice che esiste. Il processo, ma può essere altrettanto semplice, un paio di poli, un zero, quello di fare, e questo addirittura è un trasduttore perfetto, è solamente un guadagno. Pur rimanendo in una situazione così semplice, cosa avete visto? Che lo spostamento dei poli equivalenti al ciclo chiuso è legato in maniera non lineare ai vostri giochi che potete fare con il controllore. È particolarmente complesso, per cui non c'è uno strumento compatto e veloce che vi dica questo è il controllore e questo è il risultato. Ma avete studiato qualcosa, per esempio, come il criterio di Nagus. Ok? Il criterio di Nyquist perché secondo me è importante? Perché il criterio di Nyquist non ci dice io ti do questa C, questa è stabile o meno, ti do i numeretti di una certa C, perché questa, a questa domanda risponde il matto. Prendo la C e dico guarda, C uguale 42 su S, T ed H sono dati del problema, matto la perché calcola chiuso, mi dai poco e so se è stabile o meno. Oh, ma se io metto 45 lo ricavo. Qual è il grande risultato del criterio di Nyquist? Che mi fa capire qual è l'effetto, per esempio, del stabilizzante, del ritardo temporale o dell'aumento del guadagno, cioè mi dà delle informazioni che sono più generali rispetto allo specifico controllo. Altrimenti questo legame sarebbe abbastanza complesso. Bene, caso per caso non c'è problema, ci sta sempre il calcolatore che mi fa caso per caso, ma il criterio di Nyquist mi dà delle informazioni in più, per cui diciamo, è una di quelle cose che io ritengo sia sempre utile studiare in fondamenti. Altre cose secondo me, qua c'è un baco, un typo, altre cose secondo me potrebbero diciamo, essere un po' messe da parte, perché avevano senso quando la disponibilità diciamo, computazionale era più limitata. Adesso che qualsiasi programma mi calcola i poli, un polinomio di un certo grado, mi servono tutti quei risultati intermedi? Sì e no. Magari dei casi specifici di un parametro possono servire, però diciamo, non sono molto utilizzati. Invece il criterio di Nyquist è importante perché fa capire. Quindi, perché noi diciamo, abbiamo dedicato un po' di meno? Perché l'abbiamo imposta la stabilità, va bene? Questo è essenzialmente il motivo. Poi sappiamo che se mettiamo in serio e in parallelo dei sistemi dinamici, possiamo studiarli uno per uno, ok? Se poi li mettiamo in retrazione, beh, no, è complicato, perché io poi qua potrei anche avere qualcosa, cioè posso anche mettere in retrazione diverse cose che io ho progettato. Allora, ho bisogno di strumenti matematici più avanzati, ho bisogno di fare qualcosa che vada oltre un corso di laurea, di laurea magistrale. Ok, quindi noi adesso diciamo vi ho dato solamente una panoramica e finiamo con un piccolo esercizio, giusto proprio nella panoramica che vi ho dato, giusto per toccare con mano. I sistemi non lineari sono un po' più scocciati, abbastanza più scocciati.
non è questo qua, quello qua sopra, no? Questo è uguale a 0. Df su dx, ce lo ricordiamo che è df su dx, la derivata parziale è una funzione vettoriale rispetto a x, solo per cui io che df su dx è uguale, qui ho la derivata parziale della prima componente rispetto a x con 1, sempre la prima componente rispetto a x con 2, e poi la prima di x con n. E questa è n per n, ok? Perché, diciamo, hanno le stesse dimensioni, diciamo. Questa qui, calcolata dove? Beh, nel punto di equilibrio, per cui alla fine A è una matrice numerica, perché l'ho calcolata assegnando il valore di x con n, ok? Negli appunti, giusto per comodità, ci sta x con n uguale a 0, per cui levo delta x e dico che è semplicemente x, e a questo punto io che cosa dico? Ok, se la matrice ha tutti gli autovalori strettamente minori di 0, significa che soddisfa la trasposta di l'equazione di Apollo, ok? Uguale a meno q, questo è arbitrario, io decido che sia uguale a meno q. Quindi, questa qua è un'ipotesi. L'ipotesi è che abbia autovalori tutti quanti strettamente minori di 0. Ok. Vediamo quanto vale la derivata di x trasposto px, ok? Quindi allora questa qua la devo fare nell'intorno del punto di equilibrio, per cui questa qua la posso scrivere essere uguale a dv su dx per x punto. Ma a questo punto x punto ce l'ho e la derivata parziale di b rispetto a x pure, perché è il x trasposto, vabbè, questo non l'avevo ancora scritto, è quello che abbiamo preso prima, il trasposto di x. Quindi la derivata parziale di questo è parente alla derivata di x quadro, no? Che è 2x, per cui quella è la parziale di quel posto. Posso vedere che in realtà posso fare uno dei due, se guardate 2x trasposto qui, ok? Si può verificare facilmente, x punto lo vado a prendere da qua, questo vale 0, questo vale la matrice A per A per x, più c'è questo infinitesimo di ordine superiore, però faccio A per x perché ho deciso che questo qua è rispetto a x uguale a 0. Ok? Allora a questo punto che cosa faccio? Faccio questa operazione ed è 2 due volte x trasposto più a x lo scrivo come 1 più 1, dopodiché poiché ognuno di questi è uno scalare, essendo uno scalare, diciamo, ne posso fare il trasposto senza alterarne il valore, per cui se io faccio il trasposto più a x trasposto, questo è ancora x trasposto a trasposto più trasposto a x, qui lo prendo simmetrico, per cui ottengo trasposto qui. Perché l'ho fatto? Perché voglio far comparire anche questo. Per cui io qui ho x trasposto qui a x più x trasposto a trasposto qui x più, guarda, 2 pure qua, 2, vabbè, però non è importante. Ok. Allora a questo punto che faccio? Qua metto in evidenza a sinistra il trasposto x più 2 x trasposto di h, ho fatto riposo
questi autovalori a parte la linea di 0, quindi questo significa che posso cambiare tutte le equazioni di Hausdorff a PA più A trasposto P, e poi posso associare meno Q che è uguale, abbiamo appena detto, a meno 1. Per cui questo è uguale a meno X trasposto X più 2 X trasposto PH. Qual è il segno di questa derivata? Perché questo è di punto, ok? Questo è di punto. Ora guardiamo i contributi dei segni. Questo è il quadratico nella X e questo è lineare nella X. Allora, questo è quadratico, quindi X trasposto X è sempre positivo, ma c'è il meno davanti. Quindi questo è un termine che è determinato in segno, è sempre minore di 0, mi fa piacere, perché io sto cercando di punto minore di 0. Cosa posso dire di questo? Non posso dire niente, perché è lineare nella x, ok? Vale, P è definito positivo, ma non è una forma quadratica, e h non lo conosco. Di h cosa conosco? Che è un infinitesimo di ordine superiore rispetto ad x, ok? Quindi l'unica cosa che posso dire di questa cosa qua è che se questo è di ordine superiore è minore di 0 se questo è strettamente perché ho messo meno, ok? Per cui con questo strumento posso vedere qualcosa. Cosa posso dire se A non è assolutamente stabile? Okay, questo strumento non ci consente di dire nulla sulla stabilità del sistema linearizzato se A non è asintoticamente stabile. Ok? Perché questo risultato è valido solo se io posso mettere meno Q, cioè se è asintoticamente stabile. Okay? Quindi sono tutti strettamente nulli. Ok? Va bene. C'è un esempietto. Vabbè, l'esempietto lo potete fare tranquillamente da soli perché è semplicemente l'applicazione. Qua c'è un coseno che è l'unica sorgente di non linearità di questo sistema con n uguale a 2. Calcoliamo un punto di equilibrio, linearizziamo, otteniamo una certa matrice dinamica e quello che noi vediamo, calcolando a questo punto il polinomio caratteristico, quello che noi vediamo è che, diciamo, possiamo verificare la stabilità del sistema linearizzato al variare del parametro e per b uguale a 0 non ci possiamo pronunciare. Ok? E questo qui è, diciamo, una diretta conseguenza. Se abbiamo linearizzato la stabilità del sistema linearizzato, possiamo dire qualcosa solo se è asintoticamente stabile. Quindi se lo applichiamo qui, quando andiamo a fare la nostra brava linearizzazione, l'autovalore uguale a 0 non ci consente di dire che il sistema linearizzato è totalmente stabile, non lo possiamo dire. Se è minore di 0, lo possiamo pronunciarci, altrimenti non possiamo pronunciarci. Ok? Allora, diciamo, essenzialmente queste sono le cose che vi volevo dire, no, sulla stabilità, per cui concludiamo qua. Concludiamo qui gli aspetti teorici del corso e continuiamo a vederci per tutte le parti di simulazione. Ok? Quindi noi adesso ci vediamo, vi posso anche smettere.